tra cui sono poche le molecole che vengono trasformate da molecola magari pericolosa per l'uomo in una molecola che può essere tollerata. Ma in realtà con dei peli molto piccoli che stanno sulla superficie delle foglie o sotto la superficie delle foglie, riescono a intrappolare queste molecole che li restano. Per cui non abbiamo disinquinato, ma abbiamo intercettato l'agente inquinante. La fotografia che vi ho fatto vedere prima di un bosco molto fitto ci dice anche che in un bosco c'è un controllo della temperatura. Forse in un'area boschiva è una cosa che riusciamo ad apprezzare, cioè la sentiamo, ma non è forse così determinante. Io vi garantisco che in città invece, là dove ci sono viali alberati, ben formati, boschi, parchi, a ridosso della città, la città ne gode. Si dice che un bosco fitto in città, nell'area circostante, possa abbattere di 2 gradi circa la temperatura media, soprattutto nei picchi, quelli più alti. Il bosco svolge anche una funzione estetica. Una montagna senza piante probabilmente, per pur bella che sia, ma dopo un po' ci trasmette così una sensazione di ambiente spoglio, non gradevole, difficile da vivere e così via. Una montagna invece coperta da un manto boschivo diventa invitante e quindi può essere anche, torno nuovamente al discorso dell'attrazione turistica, può essere anche un elemento di attrazione e quindi di interesse. I boschi vengono gestiti, vado un po' spedito, se avete bisogno di approfondire mi fermate voi. I boschi sono gestiti in Italia attraverso dei piani di assestamento. I piani di assestamento sono dei progetti dove dei tecnici, analizzato il bosco, analizzato le caratteristiche che questo bosco porta in sé, decide quali piante vanno abbattute, con che intensità e quindi si decide quello che è l'esbosco. I piani di assestamento fatti negli ultimi 30-40 anni tendevano a portare fuori dal bosco il massimo del legname possibile. In realtà operazioni così incisive su un territorio poi generano dei problemi. Un problema può essere la sostituzione di specie, per cui io faccio un esbosco, rilascio in campo solamente le piante necessarie per ripartire, ma si instaura una specie aliena. Fino a qualche anno fa era un pensiero forse che ci sfiorava appena oppure neanche era preso in considerazione. Oggi abbiamo un'invasione di piante dovute ai commerci, dovute agli spostamenti che le persone fanno, ma non solo, anche le merci molto veloci. Ci troviamo invasi da altre piante. La robinia, l'acacia è un esempio. Ora sta arrivando l'ailanco, la pianta ancora più competitiva della robinia, che là dove ci sono delle chiarie, per cui le chiarie sono quei pezzettini di bosco che vengono tagliati, questa pianta, l'ailanco, siccome è una pianta eliofila, per cui cerca la luce, questa pianta tende a sostituire il bosco. E può diventare un problema, perché una pianta che ha una crescita molto molto veloce potrebbe sostituire le nostre piante autoctone. Ecco che allora si è pensato ad una strategia di gestione del bosco diversa. Oggi si parla di gestione sostenibile del bosco. Cosa sta alla base di questa definizione? Alla base c'è il concetto che noi, operatori, dobbiamo poter permettere la perpetuazione del bosco anche alle future generazioni. Per cui noi che godiamo della cerreta che sta qui sopra, dobbiamo nella gestione fare in modo che quella cerreta resti anche per i nostri figli e per i nostri nipoti e andando oltre. La gestione sostenibile del bosco, in estrema sintesi, è
l'esbosco inferiore come quota rispetto alla crescita che il bosco ha ogni anno. Per cui nel turno io devo portare fuori dal bosco meno di quello che il bosco ha prodotto in quel lasso di tempo. Adottando un sistema di gestione di questo tipo, il bosco continua a svolgere la sua funzione, continua a sopravvivere, a vivere e anche a proliferare. Ora, una gestione di questo tipo è una gestione che per un'impresa boschiva che ritira un lotto da, da disboscare non è tanto interessante, perché deve rilasciare parecchia legna, parecchi alberi all'interno del, del bosco. Per cui l'impresa boschiva, ma anche il proprietario del, del fondo, devono trovare altre fonti di reddito per poter integrare quello che, a cui io sto rinunciando in quel momento lì come valore economico. Una gestione sostenibile la può fare chiunque e chiunque può dimostrare di avere una gestione di questo tipo, ma esistono anche dei marchi di certificazioni, ne cito due che sono quelli più importanti, FSC o PFC, che sono dei marchi riconosciuti a livello mondiale e vengono attribuiti solamente ai boschi che chiaramente ne hanno fatto richiesta, ma che rispettano questo tipo di gestione, cioè quella sostenibile. PFC in particolare, qui faccio un ulteriore passetto, PFC. PFC in particolare sviluppa un ulteriore protocollo che è quello dei servizi ecosistemici, cioè un bosco mi dà legna e io la raccolgo in maniera sostenibile, ma il bosco potrebbe anche diventare un grande stivaggio di CO2. Quella CO2 attraverso il sistema PFC viene calcolata, viene dichiarata e teoricamente, ma anche in pratica, perché è un mercato volontario, oggi quella quantità di CO2 può essere messa sul mercato e quindi può essere venduta. C'è un mercato libero dei crediti di CO2, ci sono alcune aziende obbligate ad mitigare il loro impatto ambientale che sono alla ricerca di quote di CO2 da acquistare. Il bosco genera quote di CO2. La legna che noi raccogliamo nel bosco può essere, se di produzione sostenibile, può essere garantita fino all'utilizzatore finale. Spero di potervelo far vedere. Questa mia agendina, che io ho comprato senza sapere che fosse marchiata, porta il marchio FSC, che è il marchio concorrente a PFC. E questo mi chiede. FSC. FSC. Questo marchio mi dice che questa carta è stata fatta in boschi gestiti in maniera sostenibile e che tutta la legna che è stata sboscata ha seguito una filiera controllata. Quella carta non arriva da paesi che hanno raccolto in maniera impropria la legna nei loro boschi. È un valore aggiunto. Il territorio lucano, che è forte, potrebbe comunicare, ma tornerebbe molto più semplice farsi certificare da questi marchi e là dove questi marchi sono apportati, automaticamente il marchio parla per voi, cioè voi avete un vostro certificato FSC o PFC, quel marchio garantisce all'utilizzatore finale che sta non so dove, sì, che sta non so dove, può stare in città piuttosto che in un luogo di villeggiatura, che questa agendina è stata realizzata utilizzando cellulosa che proviene da un bosco gestito in maniera sostenibile. Si dice che un bosco fitto in città nell'area circostante possa abbattere di 2 gradi circa la temperatura media, soprattutto nei picchi
quelli più alti. Il bosco svolge anche una funzione estetica. Una montagna senza piante probabilmente, per pur bella che sia, ma dopo un po' ci trasmette così una sensazione di ambiente spoglio, non gradevole, difficile da vivere e così via. Una montagna invece coperta da un manto boschivo diventa invitante e quindi può essere anche, torno nuovamente al discorso dell'attrazione turistica, può essere anche un elemento di attrazione e quindi di interesse. I boschi vengono gestiti, vado un po' spedito, se avete bisogno di approfondire mi fermate voi. I boschi sono gestiti in Italia attraverso dei piani di assestamento. I piani di assestamento sono dei progetti dove dei tecnici, analizzato il bosco, analizzato le caratteristiche che questo bosco porta in sé, decide quali piante vanno abbattute, con che intensità, e quindi si decide quello che è l'esbosco. I piani di assestamento fatti negli ultimi 30-40 anni tendevano a portare fuori dal bosco il massimo del legname possibile. In realtà operazioni così incisive su un territorio poi generano dei problemi. Un problema può essere la sostituzione di specie, per cui io faccio un esbosco, rilascio in campo solamente le piante necessarie per ripartire, ma si instaura una specie aliena. Fino a qualche anno fa era un pensiero forse che ci sfiorava appena, oppure neanche era preso in considerazione. Oggi abbiamo un'invasione di piante dovute ai commerci, dovute agli spostamenti che le persone fanno, ma non solo, anche le merci. Ci troviamo invasi da altre piante. La robinia, la caccia è un esempio. Ora sta arrivando l'ailanto, che è una pianta ancora più competitiva della robinia, che là dove ci sono delle chiarie, per cui le chiarie sono quei pezzettini di bosco che vengono tagliati, questa pianta, siccome è una pianta eliofila, per cui cerca la luce, questa pianta tende a sostituire il bosco. E può diventare un problema, perché una pianta che ha una crescita molto molto veloce potrebbe sostituire le nostre piante autoctone. Ecco che allora si è pensato ad una strategia di gestione del bosco diversa. Oggi si parla di gestione sostenibile del bosco. Cosa sta alla base di questa definizione? Alla base c'è il concetto che noi operatori dobbiamo poter permettere la perpetuazione del bosco anche alle future generazioni. Per cui noi che guardiamo della cerretta che sta qui sopra, dobbiamo nella gestione fare in modo che quella cerretta resti anche per i nostri figli, per i nostri nipoti e andando oltre. La gestione sostenibile del bosco, in estrema sintesi, è l'esbosco inferiore come quota, la crescita che il bosco ha ogni anno. Per cui nel turno io devo portare fuori dal bosco meno di quello che il bosco ha prodotto in quel lasso di tempo. Adottando un sistema di gestione di questo tipo, il bosco continua a svolgere la sua funzione, continua a sopravvivere, a vivere e anche a proliferare. Ora, una gestione di questo tipo è una gestione che per un'impresa boschiva che ritira un lotto da disboscare non è tanto interessante, perché deve rilasciare parecchia legna, parecchi alberi all'interno del bosco. Per cui l'impresa boschiva, ma anche il proprietario del fondo, devono trovare altre fonti di reddito per poter integrare quello a cui io sto rinunciando in quel momento lì come valore economico. Una gestione sostenibile la può fare chiunque e chiunque può dimostrare di avere una gestione di questo tipo, ma
Esistono anche dei marchi di certificazioni, ne cito due che sono quelli più importanti, FSC o PFC, che sono dei marchi riconosciuti a livello mondiale e vengono attribuiti solamente ai boschi che chiaramente ne hanno fatto richiesta, ma che rispettano questo tipo di gestione, cioè quella sostenibile. PFC in particolare, qui faccio un ulteriore passetto, PFC. PFC in particolare sviluppa un ulteriore protocollo, che è quello dei servizi ecosistemici. Cioè il bosco mi dà legna e io la raccolgo in maniera sostenibile, ma il bosco potrebbe anche diventare un grande stivaggio di CO2. Quella CO2 attraverso il sistema PFC viene calcolata, viene dichiarata e teoricamente, ma anche in pratica, perché è un mercato volontario, oggi quella quantità di CO2 può essere messa sul mercato e quindi può essere venduta. C'è un mercato libero dei crediti di CO2, ci sono alcune aziende obbligate ad mitigare il loro impatto ambientale che sono alla ricerca di quote di CO2 da acquistare. Il bosco genera quote di CO2. La legna che noi raccogliamo nel bosco può essere, se di produzione sostenibile, può essere garantita fino all'utilizzatore finale. Spero di potervelo far vedere. Questa mia agendina, che io ho comprato senza sapere che fosse marchiata, porta il marchio FSC, che è il marchio concorrente a PFC. E questo è il marchio FSC. FSC. Questo marchio mi dice che questa carta è stata fatta in bosco, gestibile in maniera sostenibile e che tutta la legna che è stata sboscata ha seguito una filiera controllata. Quella carta non arriva da paesi che hanno raccolto in maniera impropria i loro boschi. È un valore aggiunto. Il territorio lucano, che è forte, potrebbe comunicare, ma tornerebbe molto più semplice farsi certificare da questi marchi e là dove questi marchi sono apportati automaticamente il marchio parla per voi, cioè voi avete un bosco certificato FSC o PFC. Buongiorno a tutti, beh, innanzitutto non sapevo di dare il dovere nazionale, pensavo di soltanto, se non vi do un po' di informazioni. Vabbè, io innanzitutto rappresento, sono presidente del cluster energia della regione Basilicata. Quindi rappresentiamo presidente del cluster energia, cioè la regione Basilicata. Cluster energia è un soggetto nato in attuazione della S3, cioè quella che diciamo quelle sono le direttive europee di attuazione delle macro direttive di regione, quindi sono 5 cluster: automotive, energia, aerospazio, bioeconomia e turismo. Io presiedo il cluster energia, quindi oggi Gerardo mi aveva anticipato di questa possibilità di, insomma, di chiarezzare la possibilità di portare avanti questi tre progetti, tra cui alcuni in ambito energetico. Quindi ho accettato di essere qui e quindi di ascoltare, ma a questo punto posso dare il mio piccolo commento. Innanzitutto il cluster che cos'è? Il cluster è un soggetto che racchiude enti di ricerca pubblici e privati, quindi per dare un'idea all'interno del cluster abbiamo Enea, abbiamo l'Università della Basilicata, abbiamo il CNR, abbiamo l'Asia, abbiamo la Fondazione di Fumatei e altre. E poi abbiamo una serie di portatori di interessi, le nostre aziende del territorio lucano, non solo, anche aziende di fuori che però magari operano sul territorio regionale nell'ambito OIL. Quindi ovviamente portatori di interesse che hanno la finalità di, insieme agli enti di ricerca, cercare di aumentare questa, quindi di abbracciare le nuove sfide che l'Europa ci mette avanti. È inutile raccontarci già, il mondo sta cambiando,
soprattutto la Basilicata, che come sa è il primo produttore in Europa di energia da fonti non rinnovabili, ma pochi sanno che anche il secondo produttore italiano da fonti di energia rinnovabile è il primo per la produzione per abitanti. Quindi anche la produzione di fonti rinnovabili in Basilicata è un fattore molto importante. Faccio questo piccolo preambolo per arrivare poi a raccontarvi qual è l'opportunità delle CER, perché oggi è importante che voi siate qui e che non dico consorziate, ma che iniziate a ragionare in modo concreto insieme, perché le opportunità ci sono, ma stanno anche passando, quindi rischiamo di non coglierle. Non ultimo il bando, quello che è stato, che voi sapete, le Green Community, dove benissimo calzava su quello che il collega stava dicendo, ma scade il 16 agosto. Quindi in Basilicata c'è stato il tentativo con due unioni di comuni, non di fatto ma di scopo, di portare avanti questo progetto, ma miseramente sta fallendo per il motivo che quello dicevate prima, la poca informazione, il poco dialogo e l'incapacità di mettersi insieme per uno scopo comune. Quindi l'importante è quello, io sottolineo questo aspetto e quindi auspico che ci sia maggiore informazione soprattutto per i cittadini, perché poi si arriva a un punto come a quello energetico che non c'è più una scelta. Quindi la scelta va fatta quando c'è possibilità di scegliere, quando si arriva in un punto in cui non siamo autosufficienti energeticamente, la domanda energetica cresce a dismisura, i costi altrettanto, che si fa? Quindi finché si è in tempo è bene dialogare, mettersi a un tavolo e cercare di cogliere delle opportunità. Quindi oggi l'Europa ci dice che al 2030 dobbiamo abbattere del 55% le emissioni di CO2, al 2050 arrivare alla neutralità climatica, ma di fatto cosa stiamo facendo? Dobbiamo aumentare la produzione di FER in modo smisurato, ma dall'altro lato la Regione pone i vincoli rispetto alle autorizzazioni sui territori. Quindi è un cane che si morde la coda. Quindi dobbiamo, spesso per dire che dobbiamo passare ad azioni concrete. Per fare questo le comunità energetiche possono essere uno strumento che aiuta da un punto di vista di aumento della capacità di produzione da fonti rinnovabili, ma è anche uno strumento molto innovativo che, diciamo, le comunità e i sindaci possono finalmente sfruttare sui territori, perché sovverte il concetto fino a ieri di produzione energetica, perché mette al centro il cittadino e le imprese, perché per la prima volta il cittadino e le imprese insieme ai comuni può diventare il cosiddetto prosumer, cioè il produttore e autoconsumatore dell'energia che produce, quindi traendone un beneficio. Ad oggi, diciamo, c'è ancora un piccolo limite, perché dopo aver recepito la direttiva RED II europea, diciamo, ad oggi quello che si può fare è una taglia di 200 kW, ma con un vincolo di soggetti collegati alla stessa cabina di media. Però, diciamo, questa normativa l'abbiamo superata. L'ultimo incontro che abbiamo fatto con Girotto un mese fa parlava di linee attuative già a fine giugno, ma ancora le stiamo aspettando di fatto. Vincolo che innalza questo limite a 1 mega per impianto, e con soggetti sottesi alla stessa cabina primaria. Quindi questo aumenta e dà una potenzialità a questo strumento enorme. Voi sapete che una cabina primaria magari raccoglie 5 comuni, quindi potete immaginare fare 10 impianti da 1 mega, quindi 10 mega, 20 mega di comunità energetiche, che sono un valore per la comunità, per i cittadini, perché c'è un beneficio economico, per le imprese che sono sul territorio, perché poi di quello si parla, lì si massimizza quando all'interno di questi consorzi, di questi enti giuridici entrano le imprese, perché quelle imprese energivore che in prima battuta producono e assorbono energia, ma hanno la capacità di produrre, perché magari hanno grossi capannoni, i comuni hanno aree industriali, aree artigianali dove poter mettere a valore questa roba. Quindi questo strumento è uno strumento che c'è, ma come anche quello strumento è uno strumento che sta passando. Con la Regione abbiamo fatto una legge, abbiamo fatto una proposta di legge con la consigliera Sileo per dare un messaggio, perché ovviamente il PNRR stanzierà e già stanno uscendo i primi bandi delle cifre per queste misure. Alcuni bandi stanno uscendo, la Regione si è fatta promotore prima con questa legge, ora lo stesso assessore Latronico, con cui stiamo lavorando molto su questo tema, si è impegnato anche con una spesa economica sulla prossima programmazione, un impegno economico importante per agevolare questi strumenti, ma io sono convinto che questa roba funziona se sono i privati, quindi i fondi, le ESCO, i comuni in prima battuta ad agevolare. Non che il comune debba essere il finanziatore di questa roba, che sappiamo bene che non può essere, ma laddove il comune è garante di questa operazione e quindi si fa portavoce di questo, è uno strumento che può essere efficace. Quindi il mio consiglio, ora non vi do nozioni tecniche, se volete approfondire portiamo qui l'università, l'Enea, il mio consiglio direttivo, parliamo di quello che volete, però il messaggio che vi dico è che lo strumento c'è,
è uno strumento che già funziona, funzionerà ancora meglio. I primi bandi stanno uscendo, però i bandi del PNRR sono veloci. Esce il bando, entro 20 giorni va fatto la manifestazione di interesse, entro 120 giorni va fatto il progetto esecutivo. Quindi o siete pronti, siamo pronti, perché mi ci metto dentro, siamo pronti, ragioniamo, come diceva il collega, si mette, si crea un gruppo di esperti, perché queste robe non si fanno né con i tecnici comunali né si improvvisano. Questa roba va gestita con gente che questo mestiere lo sa fare, sa, perché questo è molto simile alla progettazione europea. C'è una progettualità di un certo tipo, c'è una gestione ancora più delicata e soprattutto una rendicontazione ancora più delicata. Quindi lo strumento è importante, c'è. Il mio invito è solo a dialogare tra di voi, informare i cittadini, perché la prima cosa è i cittadini devono essere informati, perché i più grossi progetti, e Michele ne è, il sindaco Laurino ne è testimone, ti ricordi il progetto che facemmo col CNR, con l'Università di Losanna per i fanghi di reimmissione? Un progetto eccezionale, finanziato col CNR, con l'Università, cofinanziato, si è arenato per l'ostruzionismo dei comuni, perché per la poca informazione e per la, forse anche per la mancanza di informazione o per la cattiva informazione. Quindi il mio consiglio è dialogare, parlare, ma essere pronti, perché questo è l'ultimo treno. Cioè, passati questi 2 anni, io credo che noi possiamo chiudere i battenti. Quindi o cogliamo questa opportunità, oppure credo che non saranno, non vivremo tempi migliori di quelli che oggi già sono quelli che sono. Quindi io mi taccio, se avete domande... Non ho sentito tutto l'intervento dall'inizio. Adesso mi diceva Mariano di 3 progetti, uno, quello del santuario dell'acqua, l'altro era il comitato energetico e il consorzio forestale. Non ho sentito quindi in dettaglio tutto il processo, però al di là di tutto questo, che sicuramente sono tutti progetti positivi, indiscutibili, però non per fare né l'avvocato del diavolo, né essere pessimista, però noi se partiamo da lontano con il problema energia, sono da 30 anni che in regione si parla di energie, noi abbiamo la SEL in Basilicata, la società energetica lucana che è nata da supporto agli enti locali per poter fare in maniera tale che dovevamo efficientare e fare energie rinnovabili in tutti i comuni, quindi supportarci sia in termini di progettazione che economicamente. Tutti i sindaci si siamo adoperati a fare i piani energetici comunali, li abbiamo anche aggiornati, non abbiamo visto né un centesimo, mai qualcuno che ci ha proposto finanziato dalla regione un progetto né di eolico, mini eolico, fotovoltaico, idroelettrico, biomassa. Cioè tutti argomenti che se ne parla sempre in convegni, bla 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 bla, ma praticamente non abbiamo mai visto niente di concreto. L'altro tema però pure che è purtroppo è complicato, semplificazione, dematerializzazione, digitalizzazione, burocratizzazione, a conclusione complicazioni, cioè il vero problema. Non si riesce a fare, penso che tutti qua, ma avete mai immaginato, oppure qualcuno di voi ha fatto una richiesta di allaccio a lei all'abitazione? Sto parlando di una residenza, non di impianti, è diventato tutto complicato. La teoria e la pratica, purtroppo, come sempre, c'è di mezzo il mare. Sono tutti progetti straordinari. Io devo essere sincero, personalmente, per quanto riguarda la comunità energetica sono andato già oltre, perché io ho fatto il PUI, adesso sto chiudendo l'affidamento del PUI e sono andato oltre, nel senso che faremo efficientamento energetico per 28 milioni di euro su tutte le strutture comunali e abbiamo coinvolto tutta la cittadinanza con la perimetrazione dell'intero territorio, che è la comunità energetica che tutti i cittadini che faranno convenzione col PUI avranno la possibilità di poter, e quindi in realtà siamo andati anche in deroga al famoso 110 che ha distrutto l'Italia in tutti i sensi, nel senso che chi vuole fare non solo efficientamento energetico può anche fare adeguamento sismico utilizzando il PUI, con risorse che sono certificati bianchi, fondi europei, fondi ministeriali, fondi privati. E abbiamo proceduto in questo modo qua, ma per un semplice motivo, perché tutto questo che si sta discutendo, che sono cose straordinarie, però vi garantisco, mettere insieme i sindaci, mettere insieme i territori,
è complicatissimo, ve lo garantisco. Io ho, nel mio comune ho approvato ed è stato realizzato un progetto per un investimento di 16 milioni di euro. Produzione di pellet ed produzione di 1 megawatt di energia elettrica. Allora, la democrazia è una cosa bella, prima si diceva fate riunioni con i territori, guardate, la troppa democrazia, quando cantano troppa galla, non si fa niente. Io sono di un altro parere, se bisogna portare avanti dei progetti, i primi che dovremmo capire che sono importanti e sono indispensabili, noi sindaci. Se siamo convinti di questo, i cittadini hanno ragione di avere tutte le informazioni di questo mondo. Però se dobbiamo aspettare che dobbiamo informare e aspettare le decisioni dei cittadini, vi garantisco che non si farà niente. Io personalmente quel progetto l'ho portato avanti singolarmente, l'ho approvato, perché io ci sono strumenti per poterlo fare. Una volta che uno è convinto che il progetto non è inquinante e rispetta tutte le normative, allora io non faccio nient'altro che prendere il progetto, approvarlo e finisce là e dare la possibilità di poterlo realizzare. Cosa che ho fatto in solo 4 mesi, ho convocato una conferenza dei servizi, abbiamo autorizzato e hanno costruito nell'arco di solo un anno l'investimento di 16 milioni di euro è stato realizzato. Purtroppo sono subentrate altre problematiche, che poi sono le problematiche che dicevamo prima, anche culturali, perché il problema poi dove è sorto? Nonostante, diciamo, la chiamiamo anche bravura nel portare avanti un progetto in maniera così veloce, e con tempi che anche gli stessi investitori non si aspettavano, perché considerate tra i soci c'è anche il figlio minore di Mike Bongiorno in questo progetto, quando fu realizzato tutto il progetto, quindi approvato, visto neanche la vicina Svizzera aveva questi tempi, però le difficoltà poi le hanno avute comunque, perché il problema dove sta? Che è nel consorzio forestale, perché il vero problema, la massa legnosa che noi abbiamo è tantissima, ma veramente tantissima, dalla Basilicata alla Calabria e la Campania, che non potete immaginare. Se andiamo a vedere i dati, veramente la legna, e sono d'accordo che diventerebbe la prima e vera risorsa, però ha una condizione, che non deve avvenire il devastazione del territorio, attenzione, perché noi non siamo svedesi. Perché noi non siamo... hanno precisato che la cosa essenziale è che quella deve essere anche una salvaguardia sotto la torre, sì. Tutto e per tutto. Però il problema è qual è? Le imprese boschive. Attenzione, non so se ce ne sono, a me mi piace essere sincero e onesto. Le imprese boschive purtroppo non hanno la cultura dell'associazionismo, della cooperazione, del consorzio. C'è una gestione purtroppo ancora troppo rudimentale. Ed è complicato, quindi si dovrebbe, per arrivare alla realizzazione di un consorzio forestale, bisognerebbe partire prima con la formazione, che è una cosa complicatissima. Quindi la formazione è più importante, far capire che i boschi si coltivano, non si tagliano soli, ma si coltivano. Giusto, non sbaglio? Esatto. Quella è la cosa principale. Se riusciamo a fare tutto questo, però vi garantisco che noi abbiamo i problemi di burocrazia che sono enormi. Perché tutti i progetti che purtroppo sono in regione sono fermi da anni. E tu lo sai, quanti progetti che stanno lì sulla biomassa, sulla pirolisi, sul biogas, sull'idroelettrico. Non potete immaginare quante proposte sono arrivate in Regione Basilicata negli ultimi 20 anni che stanno lì fermi, molti non sono state neanche presentate, perché quando uno discute contro il muro, di che vogliamo discutere? Perché se uno non comprende il tipo di progetto, in che cosa consiste, neanche dopo un'illustrazione più perfetta come avete fatto voi, l'unica cosa che possono solo dire perfetto, bello, una cosa, però non avrai più sostegno nel portare avanti nulla. E quando ti dicono che ti sosterranno il progetto, solo chiacchiere, perché di fatto non avrete la possibilità di portare avanti un solo passaggio burocratico per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo.
Però, detto questo, io non voglio scoraggiare nessuno, assolutamente, perché sembrerebbe è venuto l'uccello di malaugurio qua oggi. No, assolutamente. Però, è stato un discorso perché... pratico che si è rifatto pienamente. Ma perché lo viviamo tutti i giorni, purtroppo. Questo è un problema, ma... Cioè, diciamo che dal dire a fare c'è di mezzo male. Purtroppo è così, è così. Però oggi uno che vuole fare un progetto del genere deve avere una filiera. In Argentina hanno una filiera che coltivano l'eucaliptus e fanno le pelle. In Paraguay, in Uruguay, anche. Senza il prodotto tu non puoi fare un progetto senza la materia prima. Poi bisogna trovare la materia prima per fare il pellet che costa poco. Perché se io ho un bosco di cerro e io oggi del cerro prendo 12 o 13 euro della legna, non posso venderla 5. Cioè c'è anche questo. Io conosco un po' questi, no? E bisogna la materia prima, senza la materia prima, senza essere, perché bisogna consorziarsi, fare formazione, trovare capannoni vuoti, cioè tutto questo ha una formazione, no? Senza di questo non possiamo inventarci niente. Caro Biagio, il motore è l'imprenditore. Sono d'accordo. Chiaro? D'accordo. E se non si discute e si capisce che cosa va trattata, sì, con chi dà lavoro alla gente, il quale non deve essere individuato come un delinquente, un bandito, uno che ruba i soldi e uno che dà lavoro a costa dei suoi sacrifici e della sua libertà. Quindi primo principio, partire da questo punto. Secondo fatto, non siamo tutti professionisti di tutti i settori. Il problema della Basilicata, caro Michele, è la professionalità che non c'è. Questa è la verità. Ora noi, io sono andato a scovare Paolo Sinidro della Comunità Europea per farmi dare la sua collaborazione per il PNR, sperando che i comuni e con la partnership privata e i privati riescano finalmente a intendersi, a ragionare. Io non pretendo altro, ma che intorno a un tavolo si riesce a ragionare come stiamo facendo oggi e ci sia anche la piena legalità. Oggi con noi c'è il colonnello Bruno che assiste. È un dovere tranquillizzare la gente che l'imprenditore non è un bandito e che c'è pure qualcuno che si che non è buono, come le persone, come le attività. Non siamo tutti uguali. Abbiamo Don Branco, vogliamo anche essere benedetti dallo spirito, anche quello. Don Branco è con noi, lui ci dirà che bisogna comportarsi da persone per bene, oneste, corrette, non danneggiare il prossimo, tutto questo. Ci farà la sua predica per il suo, per il lato suo, per la sua professione. Ognuno dirà la sua. Se riusciamo a mettere insieme questi pochissimi fattori, noi salviamo i territori. Io non pretendo di essere il primo della classe. Io voglio solo il sacrificio che sto facendo, è quello di mettere insieme tutti coloro che ne sanno più di me. Io già sono morto, quindi ma non basta. Coloro che sanno più di me in vari settori e trovare la soluzione per tutti coloro che aspettano. Michele è un sindaco attivo, uno dei più attivi del territorio. Lui fa le sue giuste lamentele, ma purtroppo non c'è la professionalità. Purtroppo non... la Bassanina ha fatto dei danni enormi. La gestione
non è affidato al politico. Il politico non può fare la gestione. E allora, se questi due ingranaggi non si trovano, e guarda caso questi due ingranaggi non sono una coppia di ingranaggi, sono una coppia conica, che è molto più difficile farla girare per me. E allora, signore, e chiudo, l'incontro di oggi è l'inizio, secondo come la vedo io, di far discutere le istituzioni, la politica e gli imprenditori, di farli incontrare e incominciare ognuno di loro a dare il consiglio all'altro e viceversa, secondo come dovremmo uscirne da questo impasse. La possibilità c'è, questo è il punto. La regione col PNR, come vogliamo fare noi, non piglia palla. Abbiamo già visto la regione di sti per sé, il PNR non ha voto, sono i comuni, il territoriale. Che sto dicendo? I fondi sui borghi li hanno decisi a tavolino. Massimo. A danno di tutta la Basilicata. Lui. PNR, io non mi addentro in questo campo, ma vi dico, la regione non piglia parte. Dovrebbe pigliarli i comuni, ma è cosa molto difficile. Cosa molto difficile, e quindi dobbiamo affidarci a tecnici, professionali, capaci, con un'esperienza, con la conoscenza di questo settore, dicendo quali sono le nostre idee. Noi oggi candidiamo tre idee: il santuario dell'acqua e l'acqua in futuro. L'acqua è tutto, l'acqua è viva, senza l'acqua si muore. Il consorzio forestale, che siamo ricchi di bosco, come tutti avete detto, e le comunità energetiche, che le comunità energetiche vanno dalla produzione di tutti i tipi di energia, dalla trasformazione dei rifiuti al pellet, a tutte queste cose. Quindi, Francesco Pino, vicepresidente del Consiglio regionale e capogruppo proporzionale. Vieni qua. Ah no, diamone a messa mettere qua. Vai, ce l'ha. Diamone qua. Quindi, l'obiettivo è questo. Se noi proviamo, oggi iniziamo a discutere e vogliamo veramente fare qualcosa, Paolo Pino, Mirko, verrà qua, in una, qua dove volete, qualsiasi altra sede, a Balbana, a Clappicina, dove vi pare, il curriculum di questo soggetto che l'ho mandato, l'ho mandato a te, va bene, te lo mandiamo, l'hai letto, non l'avete letto, e quindi possiamo sperare di iniziare. Oggi siamo nelle condizioni di quello lì che, poveretto, è stato colpito da un male peggiore. Va alla ricerca, la regione Basilicata è stata colpita da mali. Ma anche le regioni vostre non state meglio. Vanno alla ricerca del migliore ospedale, del migliore professore, della migliore clinica, della migliore cosa per curare. Noi dobbiamo fare questo, solo che noi sappiamo, siamo agevolati, sappiamo che il PNR è gestito dalla Presidenza del Consiglio e dalla Comunità Europea. Quindi abbiamo individuato i soggetti che sono là, che sono disponibili a venire qua. Abbiamo fatto degli sforzi. Io oggi ho tempestato, non so, sì, era sicuro che Francesco veniva, che ci onorava la sua presenza, però gli ho mandato fino anche lui, che lo testimonia, anche la posizione, per dirgli
garbatamente non di dimenticare che è necessario che ci sia anche la voce della Regione Basilicata. Questo era il mio compito. Ho assolto forse in maniera poco, non so come, perché abbiamo dovuto differire. Non so se tutti sanno, un ragazzo di 19 anni, il 20 ha fatto un incidente stradale, è morto il 20 luglio, il 23 non potevamo certamente fare riunione per festeggiare con quale animo. Un ragazzo che si è accaputato da subito, un bravo ragazzo, conosciuto tra le altre cose, giocava al pallone con la squadra di Butto, e ho ritenuto questo spostamento ci ha provocato l'assenza di molti, quasi la totalità delle persone che dovevano essere presenti non ci sono, perché giustamente hanno rinviato la prima decade di agosto, di luglio, l'ultima decade di luglio per le ferie, poi se ne sono chiusi. E quindi capiamo anche proprio. Ma l'inizio io credo che sia corretto, che vada bene, che è giusto che ci godiamo, è giusto che vi scambiate le idee, la conoscenza, i telefoni e tutto il resto, e iniziamo questa avventura, secondo me, di grande, grande importanza, che potrebbe essere presa anche, ad esempio, da altre regioni o da altre comunità, da altri gruppi. Abbiamo l'area industriale di Paragiano qua vicino, la più vicina vuota, abbiamo altre aree industriali vuote, abbiamo tante altre possibilità, tante altre occasioni, se riusciamo a coinvolgere, a far dialogare l'imprenditore e la politica. Questo è il nostro obiettivo. Io ho iniziato con i sindaci, la regione dove siamo rappresentati da Francesco Pirri, quindi non abbiamo bisogno di andare col cappello in mano, andiamo, possiamo, ci apre, e quindi possiamo trasferire a lui, farlo diventare portavoce di questa grande occasione, di questi tre grandi progetti. L'acqua, è inutile che le ripeto, il santuario dell'acqua, il Seve, Monte Olca, il Monte Paratello, che coinvolge 15 comuni del Salernitano e 7 della comunità montana, è una cosa di grande importanza, questo sia per fare le opere da fare, sia per gli itinerari turistici, scientifici, di studio, sia per tutte queste cose qua, è di grande importanza. Il Consorzio Forestale, egregiamente il dottor ce l'ha spiegato e ci ha detto forse di più, ha detto un sacro cosa, la comunità energetica. E questo si spiega da solo, devono solo riuscire pochi comuni a mettersi insieme a fare un'associazione o un consorzio con la partnership privata e si va avanti. Questo è tutto, signore. Io ho finito, vi ringrazio e buon appetito. Adesso. Vieni qua, andiamo qua. Vabbè, io non ho seguito il dibattito, ho parlato con lui qualche giorno fa, chiaramente la regione per quello che può fare è a disposizione dei comuni, il progetto che lui ha esposto è un progetto secondo me molto interessante, chiaro che l'unione dei comuni fa la forza e quindi è opportuno che se riuscite a mettervi insieme diventa più semplice gestire questo progetto. Io non so come si è svolto il dibattito, chi ha preso, quali sono gli elementi, gli argomenti trattati. Gli argomenti importanti sono che abbiamo bisogno di punti di riferimento nella regione Basilicata. Vabbè, Gerardo, tu già sei un punto di riferimento nella regione, collabora con me dall'inizio di questa esperienza, quindi chi più di te può essere a disposizione del territorio. Insomma,
mezzo al consigliere regionale. Sì. Per quello che dici tu, insomma, penso che l'abbiamo, cioè, l'abbiamo trattato, l'abbiamo anche affrontato. Siamo a disposizione, cioè quello che possiamo fare. La regione Basilicata, io tempo fa ho fatto un workshop con un ex assessore nel bosco, perché io stavo lavorando per l'ENI un po' di anni fa, a 35.000 ettari di bosco che non sa come metterci le mani addosso. La regione ha 35.000 ettari di boschi di proprietà, è una cosa importantissima. E in più c'è un paese in Puglia che ha saputo di questo consorzio, sa 600 ettari e vorrebbe agganciarsi, perché poi il bello del consorzio è che quando vedono che si lavora si agganciano tutti. È una cosa importante. No, no, ma sicuramente. Poi io ho portato un esempio al dottore, ho portato un consorzio esistente da 20 anni in Lombardia, dove sono 800 associati adesso. E ho portato un direttore, di cui voi avete tutto il tempo di verificare queste cose, guardare. Secondo me la strada è questa. Ormai da soli non si va in nessun lato. Ok. Ecco, volevo solo aggiungere questa cosa qua, che io ho fatto questa cosa qua. E mi dissero, ma noi abbiamo 35.000 ettari di boschi, parco, perché c'è nato un parco vicino a Viggiano, parco La Cognata, mi hanno parlato di questi parchi grandissimi, non si è fatto ancora nulla. La cosa strana è che nel piano strategico rispetto alla forestazione è stato quasi completamente. Cioè il tema è questo qua, visto che ormai il tema energia è il tema futuro, prossimo, soprattutto con quello che è avvenuto col taglio del gas con la Russia, dove sappiamo tutti che qui siamo incontro un inverno dove rischiamo addirittura dei primi blackout, che tutti ci auguriamo che non possa avvenire. La domanda nostra è questa qui, soprattutto come sindaci. La regione Basilicata, per quanto riguarda il tema energia, chiaramente che è inclusa anche la forestazione, per quanto riguarda tutti i progetti che si propongono, per quanto riguarda le energie rinnovabili, a partire dall'idroelettrica, dall'eolica, dal fotovoltaico, dalla comunità energetica, biomasse, biogas, cosa sta programmando per darci l'opportunità noi sindaci di poterci attrezzare e presentare progetti e farci finanziare in regione e fare in maniera tale che possiamo dare delle risposte ai cittadini? State programmando qualcosa, oppure non lo so, la SEL, che prima parlavamo pure della SEL, siccome noi teniamo questa grande società energetica lucana che deve essere da supporto, viste le difficoltà, perché poi l'altro tema vero è che noi comuni non abbiamo più personale, ormai con lo svuotamento dei dipendenti. Allora, quindi potrebbe essere questa una risorsa, utilizzare la SEL a supportare i comuni nelle progettazioni, che purtroppo noi comuni non abbiamo neanche i fondi per progettare, perché è come il cane che si morde la coda. Allora, sulla questione dei fondi da progettare, io sono uno dei firmatari del FUE, della legge Basilicata di progetto, dove non tutti i comuni hanno fatto accesso a questa misura. Tra l'altro quest'anno con il bilancio che abbiamo approvato qualche mese fa, vabbè, 10.000 e che comune rappresenta? Quanti abitanti? Cioè quello è in proporzione agli abitanti. Quest'anno abbiamo messo 7 milioni in più, proprio perché il problema della progettazione è un problema serio, però non tutti i comuni si attivano. I problemi, io lo sto vedendo, voglio dire, anche da inesperto all'interno della regione, i problemi che c'è un comune piccolo sono anche i problemi che ha la regione, perché pure la regione non ha dipendenti, non ha funzionari, non ha gente che vuole lavorare, cioè questa è la verità. Cioè io lo dico da uomo prezzato alla politica, perché io faccio tutt'altro nella mia vita, però questo è un problema serio che riguarda anche la regione, sono i comuni, cioè non abbiamo dipendenti. Io sono un intervento all'Agonese di 100 milioni che è un nuovo ospedale, cioè non riusciamo a capire chi lo deve progettare. Manda alla SURB e sono 3-4 anni che ti dice no, non abbiamo tempo, cioè è un problema serio. E
che non può essere scaricato alla politica, quello che ve lo dico, ve lo ripeto, parlo da uomo prestato alla politica che si trova in questo momento in questa situazione. Non può essere la soluzione, oltre alla zero, qual è la soluzione? Faccio una proposta, pure la silenzio, fare delle così potrebbe essere anche dei lavori, potrebbe essere anche una sola cosa. Poi io ho scoperto, che molti comuni, questo cambio nazionale, non è a conoscenza delle risorse di la regione ha 100 milioni di euro che deve spendere in 2 anni. È stata mandata su richiesta anche della politica a tutti i sindaci questa nota, se avete progetti esecutivi da candidare, perché ci sia l'impegno vincolante al 1 dicembre, ma i comuni hanno risposto in nota del 10%. Allora, quello che ho avuto un'interlocuzione ieri, sembrerebbe che ci sono 10 milioni di euro che sono stati attribuiti al Dipartimento di Infrastrutture, distribuite per i comuni, parliamo di 500 mila euro a comuni, questo sto parlando. Sono 86 mila. Sono 98 mila. Che vanno spesi. Entro fine anno. Non spesi, vanno impegnati. Che avete chiesto che i progetti esecutivi cantellati dai comuni. Sapete quanti comuni hanno risposto? Il 10%. Secondo voi però, come può un comune avere un progetto esecutivo senza soldi? Perciò vi sto dicendo, abbiamo cercato di risolvere questo problema con la legge Basilicata si progetta, di cui sono ideatore e primo firmatario, per cercare di risolvere questo problema. Purtroppo la bacchetta magica, e lo ripeto, lo dico da persona prestata alla politica, la bacchetta magica non c'era il comune, c'era nemmeno la regione. Io con 10.000 euro che avete però, messo a disposizione sono riuscito a fare uno studio di fattibilità. Sì, ti dico un'altra cosa, sono comuni dove nelle stesse condizioni del suo comune si sono adoperati con progetti fatti anche dall'esterno e hanno candidato i progetti. È vietato per legge. No, è vietato per legge. Allora torniamo i soldi alle ore. Allora qua se noi rispetto alla legge al millimetro, no, non facciamo niente, sì, perché il comune non farà mai niente, la regione non farà mai niente. Arriva dicembre, gli amici, 2 milioni ritorniamo all'Europa e poi ci ritorniamo qua e facciamo tutte le stesse chiacchiere. Se do un incarico a un tecnico esterno, aspettate, ma senza la copertura finanziaria, a me mi mettono in galera. Sì, no, perché? Sì, io penso che tu responsabile dell'ufficio tecnico ce l'hai. Sono l'unico responsabile del tecnico in base. Significa che ti devi adoperare con un tecnico di un altro comune e risolvere il problema del progetto. Cioè, se qua siamo critici, non è da nessuna parte. Se dobbiamo risolvere i problemi, ci impegniamo. Allora, e applichiamo la legge interpretandola in una maniera giusta, non sono problemi, non si risolvono. Stiamo di te, le difficoltà reali. Faccio una proposta. Visto la disponibilità di Francesco Pinto, la sua autorità e autorevolezza, io dico sia a te, sia a te. Facciamoci promotore, 3-4 sindaci, 5, e invitiamo Francesco Pini e gli chiediamo e gli comunichiamo le nostre idee progettuali, ci confrontiamo e vediamo come risolvere il problema, dialogando. Il problema che dici tu è un problema serio, quello che dice lui è serio altrettanto. Ora, se noi discutiamo così, non risolviamo nessun ragionamento costruttivo. Io dico 4-5 comuni a volte, o anche 10 o anche i sindaci, proponiamo le nostre idee progettuali. Questo è un momento dove le idee non servono, lui sta dicendo, è la verità. Ci sono 98 milioni che entro fine anno, se non si spendono, bisogna restituirli. Quello che dice la lettera, se tu l'hai ricevuta, a venire in futuro. Assolutamente, cioè, non è un momento di lasciare assolutamente, noi dobbiamo assolutamente
tua percentuale. Assolutamente, la comunicazione. Sì, però ti posso garantire, sì, è stato mandato il 14 luglio questa nota, ti posso garantire che i sindaci che ho incontrato io, il 10% conosce questa nota. Quanti sindaci? No, tutti, 131 sindaci, 130, la nota è stata inviata a 131 sindaci, il 14/7/2022, dove si dice: amici cari, qua teniamo 98 milioni che l'Europa ci chiede, avete progetti da cantierare? Della vecchia programmazione, della vecchia programmazione. Attenzione, i sindaci vengono avvisati a 7 mesi prima della scadenza che si rischia di restituire. I sindaci come possono presentare progetti esecutivi cantierabili all'ultimo giorno? Però ci sono anche una serie di comuni, lo conosce meglio di me, una serie di interventi sul dissesto idrogeologico, finanziabili dal vecchio fondo FSC, ma non, magari molti sono bloccati dei progetti non completi, progetti non produttivi, neanche con le progettualità. E pensare di ricandiciare. Lo so, però bisogna in qualche modo. C'è questo, perché sì. Ho capito il limite, è tutto quello che dice è benissimo. Però il rischio è che per l'ennesima volta il tempo in un anno di fare come dice non c'è, trovare una forma strutturale, lo so che stato su un anno non lo fare, cioè, potremmo fare tutte le proposte che vogliamo, fondi, rotazioni, tutto quello che vogliamo, ma non lo risolve. Quindi il rischio è, sappiamo nel momento quello che è scorso, una serie di interventi semi pronti, chiamiamolo così, questa è una materia di comune con progetto quasi sempre, non lo sanno nemmeno. Le vanno individuate e vanno sostenute adeguatamente. Purtroppo molte volte tutto questo sfugge alle logiche reali, concrete, per altri motivi che insomma lasciamo stare. Io già mi sono messo in l'ingegnere che ha esposto la questione degli alberi mi ha chiesto dei dati tramite i carabinieri forestali e io sono ben lieto di fornirgli tutti questi dati necessari tramite i colleghi. Ad ogni modo è inutile, sindaco di Sant'Angelo di Volta, ribadire le stesse cose, non bisogna abbattersi e non bisogna partire sconfitti in partenza, per cui bisogna animarsi di buona volontà, superare tutti gli ostacoli per quanto è possibile e cercare di concretizzare il tutto nel bene della nostra collettività. Queste sono affermazioni di carattere generico, poi non credo che a questo punto possiamo approfondire gli argomenti. Comunque io sono in contatto con Gerardo Vaiana, che oggi festeggiamo il suo compleanno, però mi metto a disposizione per quello che, per le mie modeste possibilità e competenze, mi metto a disposizione di tutti i sindaci presenti e non presenti. Grazie. Se lui mi ha mangiato, poi dopo quando arriviamo siederemo a voi. Grazie, vuoi dire qualche altra cosa? No.